amici della nostra Calabria, oggi ci troviamo a Fagnano Castello per i festeggiamenti in onore di San Sebastiano, il protettore del paese e il protettore dei vigili urbani. Onorevole Fausto Orsomarso, oggi qui rappresentante della regione in questa manifestazione, il patrono di San Sebastiano qui a Fagnano, ma anche lei un cittadino fagnanese. Orgogliosamente cittadino fagnanese, in manifestazione sono un po' perse, ricordavano bene oggi sia gli assessori, il sindaco e anche Don Salvatore, che rinvigorire la tradizione per le nostre comunità insomma piccole, montane, importante. Descrive un po' Fagnano. Fagnano, pur essendo una comunità montana, secondo me è una cittadina vivissima. Io ci ho studiato fino a 17 anni. Rispetto a molti paesi dell'interno ha sempre avuto nelle giovani generazioni, ma anche rispetto a una tradizione di paese che è a metà, diciamo, tra i monti e il mare, un comune con una grande apertura, quindi una grande vitalità. Soffre come tutti i comuni calabresi, i comuni dell'interno forse un po' di meno rispetto ad altre realtà, uno spopolamento che è legato a problemi appunto di lavoro, insomma. Mi trovo in compagnia del parroco di Fagnano Castello, Don Salvatore. Allora, oggi festeggiamenti di San Sebastiano. Ci vuole raccontare un po' questa storia e questo legame con San Sebastiano? Di storico nella nostra comunità c'è la presenza di un convento dedicato a San Sebastiano, quindi la devozione a questo santo ha davvero molti secoli, per cui la presenza di un convento intitolato a San Sebastiano e quindi dei monaci hanno sicuramente poi divulgato la devozione al santo, per cui si è radicata e nel corso dei secoli è finita per essere una sorta di intitolazione al santo questa comunità. Come mai c'è questo accostamento con i vigili urbani? Beh, San Sebastiano era un militare, quindi era un centurione romano e per lui la professione di fede, quindi il martirio, ha significato un po' qualcosa di più grave per l'impero romano, sa, un militare che diventa cristiano. E siccome questo senso della divisa, dell'essere militare, ha sempre affascinato i vigili urbani, poi l'hanno scelto come patrono. Avvocato Luigi Brusco, sindaco di Fagnano Castello. Oggi una manifestazione, una delle tante manifestazioni, ma la più importante è perché è il patrono di Fagnano Castello. Il patrono di Fagnano Castello è il protettore dei vigili urbani, quindi oggi ho avuto l'idea di far venire qua a Fagnano i sindaci delle circondarie, ma anche quelle che hanno rapporti con il sottoscritto, per come dire, sottolineare ancora di più l'importanza di questa festa che è del nostro patrono. Infatti vi ho visto partire appunto dal municipio per arrivare fino in chiesa, dove si è celebrata anche la messa insieme a sindaci e vigili. Sì, questo perché io ho voluto ringraziarli per la loro presenza, perché solitamente a Fagnano festeggiamo in maniera più, diciamo, eclatante, più, forse anche più solenne, non è giusto, la festa dell'8 di settembre. Era giusto dare importanza al 20 gennaio, che è la festa del santo patrono. Associata a questi festeggiamenti anche la sagra del maiale. Beh, questa è un particolare importante pure, infatti i sindaci sono in attesa di assaggiare queste prelibatezze fagnanesi e spero che poi attraverso, ecco, la vostra rete sia conosciuta ancora di più, in modo tale che abbiamo più presenza il prossimo anno. Anzi, colgo l'occasione proprio per ringraziarvi di questa presenza e vi faccio i complimenti per come avete condotto la giornata.
architetto Gennaro Sinimarco, presidente dell'associazione San Sebastiano, che ha organizzato questa bellissima manifestazione. Sì, è da qualche anno che stiamo organizzando questa manifestazione abbinando il discorso Santo Patrono con Santo Patrono anche dei Vigili Urbani oltre che di Fagnano Castello, e abbinandolo anche con la Sagra del Maiale, che potrebbe sembrare una contraddizione. In realtà è semplicemente un'evoluzione dell'antica fiera che si faceva qui a Fagnano sulla vendita del maiale, che in realtà non era altro che una risorsa per le famiglie, quale vendevano il maiale per comprare all'epoca la dote, la famosa dote alle figlie che si dovevano sposare. Guarda caso a Fagnano nel mese di febbraio, negli anni passati, era il mese in cui si sposavano, perché avevano appunto acquistato quello che gli serviva. Per cui abbiamo cercato di abbinare un po' questa peculiarità di questo paese, e non a caso noi ci siamo definiti come associazione culturale, perché vogliamo riportare un po' le tradizioni che c'erano una volta, senza ovviamente riproporlo così tale e quale come erano, ma cercando di attualizzarlo. Qua sono entrata nella zona cucina di questa sagra, mi trovo con la vicepresidente. Allora, cosa c'è di buono? Allora, in occasione della sagra, di buono stiamo preparando le braciole di maiale, che effettivamente prima, una volta preparati, le abbiamo messe sotto grasso. Adesso vanno sciolte in padella e poi li facciamo a pezzettini e li portiamo come contorno. In più c'è il soffritto, sempre di maiale, che sono pezzettini di carne magra con poi le costolette. Andando avanti, cosa troviamo? Vedo delle polpette. Troviamo le polpette, poi ti faccio vedere che troviamo anche la salsiccia. Ah, che buona! La famosa salsiccia che si prepara. E poi c'era una cosa tipica che stava friggendo di là, il peperone. I peperoni, sì, che noi chiamiamo qua proprio in zona i peperoni garli. Garli? Perché? Cadelle garli. In dialetto fagnanese. C'è un'altra cosa, il primo piatto non poteva mancare. Non poteva mai, è più importante. Facciamo la pasta condita con carne di maiale fatta al sugo, costolette, carne magra, le cotiche. La pasta quale? Le penne. Ah, ci vanno le penne rigate. Penne rigate. Invece qui vediamo che il signore sta imbottigliando il vino. Un po' di vino, sì. Naturalmente Casareccio. Sì, vino locale, sì, vino Casareccio, fatto con le nostre mani, dalle nostre vigne, sì, di Fagnano. No, io voglio chiedere al signore che stava provando il vino, com'è? Ottimo, vino locale, vino paesano, un bel bicchiere di vino. Ho fatto l'assaggio io già. Infatti vi ho visto. Fate pure voi un bel assaggio così. E con questo bicchiere di vino e con questi gentilissimi signori io chiudo il servizio, e da Fagnano è tutto.